Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane nero siciliano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola integrale di grano duro, lievito di birra fresco, acqua, miele, sale, sesamo e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il miele, il lievito, e lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di semola, il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Compattiamolo bene con le mani formando un panetto e trasferiamolo in una ciotola ben infarinata, copriamola con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il nostro impasto, adesso formeremo una pagnotta. Adesso lo posizioneremo in una tortiera rivestita con carta da forno. Spennelliamola con l'olio. Spolverizziamo con i semi di sesamo. Facciamo lievitare in forno spento per altre 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pane e cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 15 minuti. Dopodiché abbassare la temperatura a 200 gradi e proseguire la cottura per altri 20 minuti circa. Il pane è pronto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane nero siciliano. Grazie e alla prossima ricetta!